Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati ad un altro appuntamento di Non Solo Roma, nel racconto della nostra capitale, del nostro territorio, in compagnia come sempre dei nostri ospiti, per sviscerare la notizia del giorno, una notizia che ha fatto particolarmente discutere anche nelle giornate precedenti. E ce n'è una in particolare che sta scuotendo non soltanto l'opinione pubblica ma anche un po' il mondo della sanità in generale, no? Sono infatti 10 gli operatori sociosanitari accusati di violenza, maltrattamenti e addirittura abusi in un centro di educazione motoria gestito dalla Croce Rossa. Siamo a Roma, indagini che sono durate per tantissimo tempo, pensate da aprile a novembre del 2023, che sono partite da una denuncia proprio dei vertici della Croce Rossa. In sostanza questi 10 operatori sociosanitari avrebbero dovuto prendersi cura, gestire la terapia di 2 persone con gravi patologie psicofisiche. Ripercorriamo velocemente questa drammatica vicenda nel servizio. Ti spacco vivo, tu morirai stasera, ripetuto un paziente immobilizzato a letto, parole che creano sdegno, tanta rabbia, associate a immagini che non lasciano dubbi sulle torture, violenze, maltrattamenti ai pazienti di un centro d'educazione motoria a Roma. Una sorta di lager per pazienti fragili. 10 le persone arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo sono tutti operatori sociosanitari di questo centro gestito dalla Croce Rossa Italiana. Sono ai domiciliari accusati di aver inflitto ripetute violenze ai danni di 2 pazienti affetti da gravi patologie psicofisiche. Le attività investigative coordinate dalla Procura di Roma traggono origine proprio dalla denuncia presentata ai carabinieri dai vertici della Croce Rossa Capitolina nell'aprile 2023, con la quale veniva segnalato che un utente della struttura presentava una vistosa ecchimosi al volto, compatibile con delle percosse. I sospetti, a dire il vero, c'erano già dal 2022, quando una donna aveva iniziato lo sciopero della fame per segnalare la mancanza d'assistenza per gli ospiti. L'accusa di tortura contestata riassume la gravità dei fatti assieme alle parole severe del GIP. Sembra che gli indagati abbiano considerato i soggetti loro affidati come fastidiosi oggetti di intralcio alla loro vita, contro i quali hanno sfogato i loro istinti più brutali, compreso il dileggio che investe la sfera sessuale. Uno scenario sconfortante, una galleria degli orrori, come hanno sottolineato anche gli inquirenti. Ecco, è stato proprio il PM, il pubblico ministero, che muove l'accusa nei confronti di questi 10 operatori sociosanitari ad aver parlato testualmente di galleria degli orrori. Non ce lo aspetteremmo, no? Perché in un centro di educazione motoria dove ci sono persone fragili, persone che non riescono a badare a se stesse con problemi evidenti, ci aspetteremmo quantomeno che ci siano persone che siano in grado di prendersi cura di loro con i dovuti modi e con una certa professionalità. E dunque una nuova maglia nera per la nostra sanità, ma noi oggi lo vogliamo approfondire sotto 2 diversi aspetti. In primissima battuta qui a Non Solo Roma abbiamo come ospite una criminologa, poi approfondiremo anche sotto il profilo psicologico. Intanto do il benvenuto alla mia primissima ospite, appunto, la dottoressa Martina Penazzo dell'Istituto di Scienze Forensi, Centro di Ricerca. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno. Grazie Martina per essere in nostra compagnia, è un piacere per noi averla qui. Dobbiamo affrontare un tema, ecco, devo dire, abbastanza delicato, no? Dal punto di vista criminologico. Quali aspetti dobbiamo considerare? Allora, innanzitutto bisogna precisare che purtroppo non si è nuovi a notizie di questo genere. Esatto. Infatti, se non sbaglio, già nel febbraio del 2024 si verificò un caso analogo sempre in una casa di cura romana. Quindi questo ci fa capire innanzitutto come il fenomeno sia in aumento e, oltre ad essere un dato preoccupante, questo è dovuto sia da una parte al progressivo invecchiamento della popolazione, sia anche a che la società odierna offre sempre meno sostegno alle persone in difficoltà, siano questi anziani, bisognosi oppure caregivers, quindi coloro che si prendono cura di queste persone. Allora, innanzitutto, da un punto di vista criminologico, possiamo dire che l'assistenza a un anziano, specie con deterioramento cognitivo, impegna il familiare o appunto il caregiver sia sul piano pratico e organizzativo, ma anche su quello emotivo, portando spesso a un cortocircuito relazionale che poi si ripercuote sulla vita dell'anziano con comportamenti talvolta abusivi.
Dobbiamo dire anche che lo stress derivante dal carico assistenziale può causare una riduzione della qualità delle cure e appunto nel peggiore dei casi portare a situazioni di abuso. Quindi le principali cause dell'insorgenza di questo fenomeno a cui bisogna fare attenzione sono quelli che potremmo definire fattori di rischio, giusto? Esatto, esattamente. Dobbiamo fare una distinzione appunto tra quelli che sono i fattori di rischio che possono portare un anziano a diventare vittima e quelli che sono invece i fattori di rischio che possono indurre chi si prende cura di una persona anziana a diventare abusante. Quindi per quanto riguarda i primi, diciamo a causare l'abuso su un anziano possono contribuire innanzitutto gravi problemi di salute, quindi ad esempio presenza di malattie croniche o invalidanti che compromettono l'autonomia chiaramente del soggetto e pongono l'anziano in una situazione di dipendenza da qualcun altro. In secondo luogo una vita sociale poco attiva o del tutto assente può appunto portare all'insorgere di queste problematiche, perché appunto persone anziane che non hanno una vita sociale e sono isolate sono sicuramente delle prede più facili per gli abusanti, anche perché a causa dell'isolamento è anche più difficile riconoscere gli abusi. In terzo luogo sicuramente dobbiamo citare anche i disturbi di tipo cognitivo, infatti chi ha disturbi cognitivi oltre ad essere più facilmente coercibile può creare anche una maggiore frustrazione in chi deve prestare assistenza. Per quanto riguarda invece i possibili fattori di rischio per l'abusante, quindi che possono portare una persona ad abusare degli anziani affidati, sono in primo luogo lo stress. Quindi lo stress dell'abusante è una delle prime cause di abuso purtroppo sugli anziani e tale condizione può diciamo essere provocata da problemi personali, magari che poi l'abusante sfoga sulla persona che deve accudire, oppure dalle difficoltà appunto di prendersi cura dell'anziano. In secondo luogo disturbi psichiatrici, quindi molte persone anziane si trovano a dover accudire magari i figli affetti da disturbi psichiatrici che mettono in atto comportamenti violenti nei loro confronti, oppure ancora l'abuso di sostanze, quindi anche qui nel momento in cui una persona anziana si trova ad avere a che fare con figli che abusano di sostanze stupefacenti, potrebbe crearsi appunto una situazione, una condizione di abuso, soprattutto magari per motivi economici. Oppure ancora possiamo citare la dipendenza dell'abusante dalla persona anziana, quindi ad esempio quando a prendersi cura della persona anziana sono magari i figli che dipendono dalla stessa per vitto, alloggio o un sostegno finanziario, può capitare appunto che questa persona approfitti della sua posizione di potere e poi di conseguenza diventi vittima di abusi da parte di chi l'assiste. Ecco, ci sono davvero tante cose da considerare. Ecco, infine. Assolutamente. Prego, prego. L'ultimo aspetto appunto riguarda persone diciamo con una tendenza al comportamento violento, quindi persone che hanno una storia di abusi magari sul coniuge chiaramente hanno più probabilità di commettere abusi anche su anziani di cui si devono prendere cura, ecco. Infatti spaventa più che altro perché parliamo di operatori sociosanitari, no? Mi permetto di fare una piccolissima riflessione personale, sono persone che hanno scelto di fare questo mestiere, quindi è anche per questo un po' che ci si rimane un pochino più scioccati, no? La sua analisi è chiarissima, Martina, io vorrei capire se ci sono anche delle strategie preventive però per evitare che ciò accada. Allora sì, innanzitutto diciamo che un consiglio che si può dare in questi casi, a mio parere molto delicato, ma anche che ha riscontri scientifici, consiste nel praticare gentilezza con le persone anziane, perché questo atteggiamento può far parte del servizio di cura. Questo cosa significa? Ce lo insegnano anche le neuroscienze, ci insegnano appunto che vedere qualcuno mostrare emozioni positive attiva automaticamente in noi le stesse aree del cervello deputate appunto a quelle funzioni, grazie appunto ai meccanismi di funzionamento dei neuroni specchio.
Quindi essere gentile con una persona anziana significa avere un atteggiamento di rispetto, di accoglienza e di disponibilità. E questo può avere un forte impatto anche terapeutico per il mantenimento della salute e del benessere, non solo mentale ma anche fisico. Infatti è stato dimostrato come durante questo processo, diciamo, questo scambio positivo, si attivi la produzione di ossitocina, il cosiddetto ormone della felicità. Sì. Quindi, oltre a ciò, la gentilezza contribuisce proprio a proteggere la memoria anche dell'anziano, aiutando a combattere poi la depressione e comportando anche un calo del cortisolo, quindi l'ormone dello stress. Quindi risulta chiaro come se chi assiste gli anziani vive sensazioni di frustrazione e stress derivanti poi anche dall'onere assistenziale, fisico e di queste persone. Certo, ecco, devo dire un'analisi veramente chiarissima, ecco, anche soprattutto questo ultimo punto legato alla gentilezza mi ha colpito molto, no? Perché effettivamente è una cosa che noi sottovalutiamo molto, essere gentili con le altre persone, che molto spesso, altra piccolissima riflessione del tutto personale, viene anche un po' diciamo sottovalutato, no? Come aspetto si pensa che la gentilezza sia associata automaticamente anche alla debolezza, ma è soprattutto in campi come questi, il sociosanitario nello specifico, che dovrebbe essere secondo me un aspetto fondamentale. Martina, io la ringrazio davvero di cuore per la sua analisi, essere stata qui con noi in questa prima parte di Non Solo Roma. È stato un piacere. Grazie, per me è piacere mio, grazie. A presto. Arrivederci a tutti. Bene, ma non abbiamo ancora terminato di analizzare questo aspetto, perché vorremmo anche sentire il parere di uno psicologo e di uno psicoterapeuta, perché c'è qualcuno che effettivamente l'ha citato, anche la dottoressa Pennazzo che abbiamo appena ascoltato, potrebbe anche centrare in questo contesto la questione legata al cosiddetto burnout. Capiamo quanto c'entra proprio in questa vicenda drammatica tra pochissimi istanti a Non Solo Roma.